you wanna sit down, to be like that. My mom is I like the air. I'm drinking whiskey. I won't change it. What the hell? Reaching to eat a money. What's the move? Che una girl group, soprattutto in una canzone che andrà in TV nazionale, parli di fumo, tatuaggi. Vero. Che attenzione, tatuaggi sono illegali. Cioè, vero. Con il, se non mi sbaglio, col certificato. Devi avere un certificato, se non mi sbaglio, per avere dei tatuaggi. Mm-hmm. Non puoi andare semplicemente a fare tatuaggi, tant'è che vengono censurati in TV nazionale. È vero, infatti vengono coperti di solito con adesivi o cose del esatto. genere. Quindi è difficile che un gruppo femminile vada a portare questi temi in TV nazionale, in una title track. Loro se ne fregano abbastanza, diciamo, questa abbastanza, è una cosa bella. Per noi potrebbe sembrare, ma cosa sarà di una cosa leggera, invece per loro è molto importante. È più raro effettivamente che i girl group si scrivano le canzoni, può essere? Decisamente, sì. Però non so se è tanto più una dare libertà all'artista o più una scelta di... sicuramente una scelta di marketing, però tendenzialmente mi sembra che le canzoni delle girl group siano più commerciabili. Ok, quindi... più commerciabili, mentre le boy group spesso hanno più un'identità personale, di ATEEZ, Stray Kids, Gazelle, tutti questi gruppi che si scrivono da soli le canzoni. Riguardo il sessismo, credo che in Corea sia ancora molto radicato, purtroppo, ma ci sono anche tante personalità che cercano di combatterlo e magari cercano di denunciarlo tramite le loro canzoni. Speriamo che cambi questa cosa, perché penso sia uno dei lati più negativi che ci siano ancora in Corea. Cioè, su alcune cose purtroppo sono avantissimi, su tante cose, ma su alcune sembra che siano indietro di 100 anni. Cioè... Allora, moderatore, potete gentilmente censurare Ari. Gran voce le Twice. Io direi che entro fine serata dobbiamo... Libelli! Questi sono gli amici miei, quelli belli. Libelli. A Gianni! No, a Giganni. Questo è un po' più difficile, Anima. Questa volta hanno fatto cantare anche Lino Banfi, che prima non aveva così tante linee. Lino non aveva tante linee. Dai, questo è bello. Ammettilo! In questa puntata di Super Quark analizzeremo le Red Velvet, 5 ragazze che torneranno quest'anno a scaldare il mondo del K-pop. Eccolo qua, eccolo qua. Quindi potete votare adesso, io voto. Cliccare, io voto, lei non vede l'ora di votare. Ti divertono un sacco a te questi.